Gli anni tra le due guerre mondiali rappresentano un periodo di straordinaria sperimentazione architettonica. Alcuni dei più grandi architetti del Novecento si affermano in questa stagione particolare, a volte dovremmo dire con degli inevitabili compromessi con i sistemi totalitari. È questo sicuramente il caso dell'Italia, dove il movimento razionalista porta alla progettazione di interi complessi urbanistici e di edifici che ancora oggi suscitano stupore per la loro originalità e per la loro innovazione, diciamo, davvero per la forza di rinnovamento di modelli costruttivi, ma anche, potremmo dire, di forme architettoniche. Faccio un esempio molto famoso. Quello della Casa del Fascio costruita a Comoda, Giuseppe Terragni, che è considerato giustamente come una sorta di modello della purezza formale e della ricerca di piena armonia tra pieni e vuoti, che ispira proprio l'architettura del tempo ed il razionalismo italiano in modo particolare. In Germania, nel clima della Repubblica di Weimar, si apre a partire già dagli anni 20 quella straordinaria esperienza nota come Bauhaus, che poi si arresterà con l'avvento del nazismo, ma che lascerà un'eredità fondamentale. Pensate che anche oggi, negli anni 2000, si fa riferimento all'esperienza del Bauhaus quando si parla di arte partecipativa, rigenerativa, di contesti di riflessione volti alla creatività e alla progettazione della vita comune, quindi della idea di un progetto sociale volto al perseguimento di un interesse della collettività. In tutte queste manifestazioni, alla purezza delle forme si unisce anche un gusto, direi, per la funzionalità degli spazi, per un equilibrio tra struttura e uso dell'ambiente artificiale. In questo senso, la denominazione razionalismo spiega l'orientamento logico, pratico che caratterizza questa architettura. Allo stesso tempo, il razionalismo è anche un ampio contenitore che accomuna, possiamo dire, architetti molto diversi tra loro per linguaggio, per stile, per personalità. E quindi vi propongo ancora una volta un confronto. Le due opere che stiamo osservando si prestano proprio ad una serie di riflessioni, credo, piuttosto interessanti. Da un lato vedete uno dei massimi capolavori del grande architetto francese Le Corbusier, si tratta della Villa Savoye di Poissy, che risale al 1928-1931. L'altra immagine che vi mostro è invece un particolare di un edificio meno conosciuto, ma non meno interessante, e cioè la Casa della Gioventù Italiana di Roma, che viene progettata dall'architetto Luigi Moretti nel 1933-1935. Ecco, questo particolare che vi mostro riguarda questa sorta di scala elicoidale, un po' così fantasiosa, sembra un'immagine veramente quasi tratta dalla fantasia, eppure diciamo assolutamente reale, concreta, perché è una forma che si avvita nello spazio con un effetto di eleganza, una forza dinamica veramente sorprendenti. Io vi ricordo gli anni, insomma, siamo nei primi anni 30, quindi si tratta veramente di proposte architettoniche e progettuali davvero straordinarie, molto molto moderne nel senso che noi oggi intendiamo. Ma torniamo un attimo alle Corbusier, quindi alla Villa Savoye. La Villa Savoye è anche una sorta di manifesto dell'architettura secondo Le Corbusier, che qui vi sperimenta alcuni dei suoi elementi identitari, per questo viene appunto chiamata architettura manifesto. I pilotis sono questi sostegni molto esili, vedete come fossero delle colonnine, che hanno la funzione di elevare la struttura da terra, quasi a sospenderla nel vuoto. Poi abbiamo un secondo elemento che è quello di queste finestre a nastro che attraversano letteralmente la struttura architettonica e creano un vero e proprio filtro tra interno ed esterno. La facciata, terzo elemento, concepita in modo del tutto indipendente.
la pianta dell'edificio, che è intesa in un senso di piena autonomia, di indipendenza, e poi abbiamo un straordinario elemento innovativo, questo tetto giardino, che sembra quasi restituire all'ambiente esterno la porzione di terreno che l'edificio ha sottratto al paesaggio con la sua presenza. Quindi è quasi una sorta di patto, no? Di alleanza, di accordo che l'architettura fa con la natura. Questo è molto interessante ed è caratteristico, tra l'altro, di questa visione ambientale, direi quasi pre-ecologista in qualche modo, dell'architettura di Le Corbusier. Va detto che il fermento architettonico di questi anni non si limita alla Francia, alla Germania o all'Europa. Questi sono anni, l'abbiamo detto, di grande innovazione, di riflessione, anche di scambio delle esperienze tra gli architetti. Importantissima, per esempio, è la stagione dell'architettura di questi anni nei paesi scandinavi, dove lavora un altro grandissimo e innovativo architetto come Alvar Aalto, ma poi c'è ovviamente lo scenario interessantissimo degli Stati Uniti, dove accadono molte cose e dove già dagli anni 20 comincia a lavorare uno dei più grandi architetti del Novecento, cioè Frank Lloyd Wright. Ecco, proprio di Wright vorrei ricordare lo sforzo tecnico e culturale di dare vita ad un'architettura che sia capace, da un lato, di emulare la fantasia della natura, dall'altra di incontrare la natura stessa in una forma di equilibrio e quasi di connubio. È interessante che ci sia già in questi anni questa riflessione sul rapporto tra architettura e natura. Ecco, questo tratto, che è molto caratteristico della riflessione di Wright, lo si vede chiaramente in una delle sue opere più sbalorditive e ammirate, cioè la famosissima Casa sulla Cascata del 1935. Di nuovo vi prego di notare gli anni, siamo agli inizi degli anni 30 e quindi immaginare un edificio di questo genere è veramente un fatto straordinario, così come straordinario è l'interesse che Wright mostra rispetto alla tradizione della storia dell'arte. Cioè, questo essere moderni, se ci pensiamo, è qualcosa che abbiamo trovato anche a proposito dell'arte di Picasso, per esempio, non significa ridurre e rinunciare all'importanza della tradizione. Cioè, questi sono artisti, architetti che portano con loro una grande conoscenza, una grande cultura, e da questa conoscenza, da questo sapere, da questa cultura riescono ad elaborare poi delle proposte realmente adatte al loro tempo, ma senza appunto chiudere la porta al passato. Questo dobbiamo ricordarlo. Pensate che, a proposito di Wright, è stata più volte sottolineata l'affinità e l'attenzione verso l'arte dell'età barocca. Per esempio, sono straordinarie le analogie tra l'architettura di Wright e quella di Francesco Borromini, cioè di un grande architetto che proprio nel rapporto tra architettura e natura, quindi tra spazio artificiale e spazio naturale, aveva, diciamo, lavorato con così tanta attenzione. Un grande storico dell'architettura, Paolo Portoghesi, ha dedicato pagine mirabili proprio all'affinità tra la ricerca spaziale di Wright e quella di Borromini. La spirale avvolgente del Museo Guggenheim di New York, che viene appunto progettato da Wright alcuni anni dopo, quindi già nella seconda metà del Novecento, esprime delle suggestioni organiche che quasi ricordano l'interesse di Borromini per le conchiglie e per altre forme della natura.